Fabrizio Tabaton, pochi minuti alla partenza del Val d'Aosta. Hai tolto il casco dal chiodo? Vabbè, ma in effetti si sapeva che avrei fatto comunque qualche gara per divertirmi. Ho smesso la mia attività di pilota professionista dall'anno scorso, diciamo, di pilota serio. Beh, come pilota, come gentleman driver, continuo a correre quando gli impegni della scuderia me lo permettono. Questa è una gara dove oltretutto avevamo da provare delle soluzioni nuove e quindi approfittiamo di questa gara per provare qualcosa che può servirci anche nel campionato italiano assoluto. L'ultima volta che era salito sul palco d'arrivo con tutti gli applausi che si merita un vincitore era stato nel 1991 a Madeira. Da quella volta Fabrizio Tabaton aveva smesso gli abiti del pilota professionista e si era dedicato alla parte logistica ed organizzativa della scuderia Grifone. E così, in teoria, avrebbe dovuto fare il rally della Valle d'Aosta. Ma una volta salito in macchina, messo il casco in testa, ci ha dato seriamente dentro e, mettendo a frutto tutta la sua esperienza, si è rivelato ben presto imbattibile. A tentare di impensierire il campione genovese ci hanno provato sia Romeo Deila che Alessandro Battaglini, ma senza riuscirci. I numeri relativi alle vittorie parziali parlano chiaro. Per Tabaton 5 vittorie, altrettante per Battaglini, di cui una a pari merito con Gigi Dalla Pozza, ed una a testa ai due protagonisti del campionato elvetico, Burri e Jacquiano. Seconda prova del campionato promozione Kenwood, il risultato ottenuto da Alessandro Battaglini, già trionfatore a Torino, vale quindi quanto una vittoria. Sono 12 infatti i punti di vantaggio del pilota della scuderia Città di Castelfranco su Frassoni. Ancora a bocca asciutta l'altro protagonista della serie, quel Romeo Deila, già costretto al ritiro a Città di Torino, quando era al comando per la rottura del cambio, è fermo anche in Val d'Aosta, a seguito di un'uscita di strada su un tratto reso viscido da una frana sul settimo tratto cronometrato. Al traguardo finale, nemmeno Stagni e Dalla Pozza. La vittoria va a Tabaton, al via con il compito di testare alcuni pneumatici, davanti a Battaglini e Burri, spettacolare e competitivo, con una Ford Sierra non al top in fatto di assetto e tenuta di strada. Colori elvetici anche per il quarto posto dell'equipaggio Jacquiart sul Ford Escort Corp. Condotta di gara corta e regolare, frutta a Gazzola il quinto posto, in attesa dell'esito dell'appello presentato per la squalifica subita a Torino. Nella generale troviamo poi Bettanini, Frasson e Girolamo. Nono
assoluto è Tognozzi, vincitore del gruppo N, dopo che Andrea Romano, prima a Torino, è stato costretto al ritiro per un'uscita di strada sulla speciale numero 10, mentre il secondo posto nella produzione di serie va a Ferrara. In fretta l'incidente in terra piemontese, Bruno Migliara porta la sua Clio alla vittoria tra le due ruote motrici, mentre Russo, attuale leader assieme al pilota Renault, è costretto al ritiro per rottura del differenziale. Nella classifica juniores il primato è per Jacques Ia, mentre in quella femminile è per Milva Zanchetta. Ora il campionato produzione continua al rally del Golfo dell'Asinara, con qualche probabile modifica al regolamento all'orizzonte. Incongruenze e critiche continuano a caratterizzare la serie, ma il pieno degli iscritti non manca mai. Tabaton, un rientro alla grande, hai vinto subito questo Rally Val d'Aosta, valido per la seconda prova del campionato Kenwood. Sì, è andata bene, sono chiaramente molto contento, anche perché dato che mi capita sempre meno, molto di rado di salire sulle mie vetture con dei numeri di gara attaccati, beh, chiaramente vincere fa ancora più piacere, fa piacere anche perché mi dimostra che non ho completamente dimenticato come si fa a farlo, il che è una bella soddisfazione.